Figlio di pastori, fiuto e spirito da imprenditore visionario. Nei primi anni 60, Martino Azzara, per Tutizio Maltino, oggi 96enne a metà tra l'istituzione e la star hollywoodiana, decide di trasformare la casa colonica di Capriccioli in un mini ristorante, il Pirata. Allora, quello spazio di Arzachena è una fetta di paradiso ripudiato. La Costa Smeralda è una affascinante fiaba, ma con una trama ancora in divenire. Il terreno di Monti di Mole è stato ereditato dalla moglie Francesca per tutti Cicchedda. I lotti sul mare, considerati meno pregiati, vengono lasciati alle figlie o alle nipoti. Zio Martino non ha idea che con la sua intuizione farà entrare il nome della sua famiglia nella storia della Costa Smeralda. La cucina di zia Cicchedda diventa punto di riferimento per gli operai che stanno realizzando l'hotel Cala di Volpe, per i pescatori ponzesi che nel pescoso mare davanti a mortori e soffi calano reti e nasse. Poi arriveranno i turisti. Zio Martino serve i tavoli, fa la spesa, cura la parte amministrativa. Zia Cicchedda è la star dei fornelli. Sono scivolati 60 anni dal 1963 e da quei primi 5 tavolini con vista sulla baia di Capriccioli in cui hanno mangiato il Principe Aga Khan, Monica Vitti, Franco Nero, Umberto Agnelli. Il ristorante Il Pirata, gestito oggi dai figli di zio Martino, Maria Giovanna, Giovanni e Franco e dalle loro famiglie, ha festeggiato i suoi primi 60 anni con una grande festa. Una grande emozione che viviamo tutta la famiglia e naturalmente con a capo mio padre, comunque è il capostipite di tutto ciò. Senza di lui niente sarebbe comunque cominciato, senza di lui e senza mia mamma.